Buongiorno, sono Giuseppe De Luca, capogruppo dei moderati al Comune di Brandizzo. Ecco il nostro comunicato stampa in merito al campo sportivo pubblico in piazza Vittime di Nassiria, a seguito di interrogazione. Notevole è lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la struttura, dove sono sistemati gli spogliatoi del campo sportivo in piazza Vittime di Nassiria, nei pressi dell'area fieristica, realizzato pochi anni fa dalla precedente amministrazione. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di cittadini che lamentano questa situazione da parecchi mesi e sono preoccupati per la pericolosità di tale struttura. Sono stati rilevati notevoli punti di criticità per l'incolumità pubblica dei fruitori del campo sportivo, ed in particolare giovani di diverse fasce di età. Gli accessi e le aperture dello spogliatoio risultano divelti e le finestre con i vetri rotti ancora presenti. Riteniamo che questo campo sportivo pubblico sia un'area attrezzata di notevole rilievo per l'aggregazione e per la socializzazione dei giovani brandizzesi. Richiediamo al primo cittadino e all'assessore competente la messa in sicurezza di tale struttura con l'immediata rimozione dei vetri rotti e lesionati presenti e la chiusura delle finestre con idonei supporti per evitare atti di vandalismo dall'esterno e l'usura della struttura interna a causa degli agenti atmosferici. Nel contempo, chiediamo le tempistiche di intervento. Questo comunicato è datato 17 gennaio 2013. She was just a girl. She expected the world.